Siamo con Beniamino Boscolo che sta accompagnando la scuola Alma, giusto che suona le campane alla Torre di Sant'Andrea. Che esperienza è questa? Intanto mi sono un po' improvvisato come Cicerone, umilmente parlando, perché insomma non ho la cultura e l'esperienza dei nostri decani qui in città, che sanno meglio descrivere e narrare ciò che è Chioggia, per ciò che rappresenta. Però i ragazzi sono molto contenti, perché essendo una scuola di alta cucina Alma, dell'Emilia Romagna, sono venuti a vedere la patria del pesce, insomma. Quindi, pensando, spiegavo prima loro che Chioggia è circondata dall'acqua, insiste nell'acqua, il mare, la laguna, i due fiumi molto importanti come il Brenta e l'Adige, ma anche tutto il coacervo di canali che collega il sistema idrologico del nostro territorio. E quindi qui pesce ne hanno di varie specie, di vari tipi, che si possono cucinare in maniera diversa. Ecco l'esperienza che è nata, e quindi un minimo di tour culturale ci voleva, perché promuovere il territorio diventa sempre un'ottima cartina di tornasole per questi ragazzi che un domani saranno i nostri turisti, magari, che conoscendo Chioggia non solo perché l'hanno letta nei giornali o perché l'hanno vista in televisione, goderla di persona vuol dire essere testimoni di quella che è la realtà. Abbiamo accompagnati in Corso del Popolo, in Riva Vena, e abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di incontrare Angelo, che ci ha aperto il campanile di Sant'Andrea, la Torre di Sant'Andrea, dove c'è l'orologio più antico del mondo. E con Angelo, che poi racconta un po' la nascita, l'evoluzione, tutto ciò che è stato il divenire di Chioggia dal Medioevo in poi. E quindi sono molto interessati e affascinati, quindi bravi ragazzi che si impegnano, parlando anche di un settore che è quello enogastronomico turistico, dove quest'estate in tutte le parti turistiche d'Italia hanno avuto la difficoltà di assumere personale. Quindi questi ragazzi che hanno la passione di coltivare questa esperienza lavorativa attraverso la scuola, vuol dire che sono i cuochi, i camerieri, i baristi, insomma, del domani. E quindi è importante anche sotto l'aspetto lavorativo coltivare questi bei frutti.